Con Fabio Galasso, allenatore della Cattolica Ischia Marin. Fabio, prima partita per la tua Under 17 qui alla piscina comunale di Ischia. Al di là del risultato, penso che la gioia più grande sia stata finalmente quella di giocare in casa per davvero. Di avere una piscina innanzitutto è la cosa più bella, lo sforzo di tutta l'isola, della nostra società che comunque con sforzi enormi riesce a sviluppare la pallanuoto qui su quest'isola. La mia soddisfazione un giorno è quella di portare questi ragazzi veramente a giocare un campionato di massima serie. Sono ragazzi, abbiamo un gemellaggio col Posillipo dove abbiamo sei ragazzi, oggi ne mancavano due, tra cui il portiere, il centroboa, si sono sacrificati. È andata bene, ma la cosa più importante è che è ripartita la pallanuoto qui ad Ischia. Per me e per la società è la cosa fondamentale. Senti, un commento un po' più tecnico di questa gara. Devo dire che rispetto alla prima partita sono stati segnati più gol, si comincia a vedere qualche passo in avanti. Sì, pian piano, comunque questi ragazzi io li ho visti venerdì per la mia seconda volta. Ora cominciamo gli allenamenti lunedì e venerdì a Napoli con me, gli altri giorni saranno con il loro tecnico Antracite Lignano del Posillipo, quindi penso che tra un mesetto, quando comincerà la seconda fase, avrò una squadra forte innanzitutto per divertirci e poi per dare a questi ragazzi quella crescita che meritano. Senti, è un Ischia Marin che vuole volare alto, perché se l'Under 17 è un segnale che state piantando le basi per il futuro, si pensa anche ad una prima squadra di categoria e forse questo è il progetto che stuzzica un po' di più, perché la prima squadra, sai, dà quello spirito, ecco, di salire di categoria, dà degli obiettivi in più. Abbiamo un obiettivo innanzitutto con la prima squadra, dove abbiamo di nuovo un gemellaggio col Posillipo, dove abbiamo 5 under 20 del Posillipo, abbiamo due ragazzi esperti tra cui Scotti Galletta, Riccardo e Talamo e Fabrizio Politelli. Ne potrò schierare due, ma comunque è un fiore all'occhiello portare due giocatori che hanno militato nella massima serie qui con noi in promozione. Questa sarà da traino, spero, per i più piccoli e portare sempre più giovani in piscina, perché torno a ripetere, quest'isola deve muovere un po' le istituzioni affinché la pallanuoto qui esploda veramente, perché è un peccato tenere dei giovani per strada e non portarli in piscina. Questo sarà il nostro impegno da parte di tutto, ma ci vorrà impegno da parte anche di tutte le istituzioni, altre società. Dobbiamo portare i bambini in piscina.